Rosario Favarese, a parte insomma essere un caro amico, ci conosciamo da tantissimo tempo, però ci tengo comunque a sottolineare come comunque la sua azienda, Abstract Technologies, appoggia praticamente le nostre attività, pensate un po' che pazzo, appoggia le nostre attività da 11 anni circa, prima stavamo ragionando, cioè, guarda, ma da quanto tempo appoggi Linux Pay? Da 11 anni, forse, no, forse qualcosa in più. Questo comunque è dimostrazione del fatto che ci sono imprenditori illuminati, perdonami il termine, questo potrà sembrare esagerato, però in questo caso ci sta, che comunque credono in quello che facciamo. E se siamo partiti da zero, ieri dicevo da sotto zero, perché chi ha 17 anni come me nel 2000 voleva andare a Silicon Linux Day, doveva andare all'Officina 99 a Viaggio a Turco, e adesso siamo arrivati qua, o meglio, non adesso, comunque già da diverso tempo, siamo comunque alla luce delle istituzioni, delle aziende che credono in quello che facciamo, e anche grazie soprattutto a degli sponsor che appunto ci hanno seguito sin dalla nascita, appunto da cui Rosario, e spero ovviamente che possa succede anche con gli altri supporter che si sono comunque intervallati negli ultimi anni. Lascio la parola a Rosario, già ieri i tuoi collaboratori hanno spiegato insomma quanto Abstract sia arrivato tu, e oggi tu ci dai i dettagli. Vabbè, grazie Rosario. Buongiorno a tutti, grazie innanzitutto Marco per la fantastica presentazione Ci sta, ci sta. Abstract da tanti anni sponsorizza Enalog per un semplice motivo, nel senso che Abstract è sempre stata legata al mondo dell'open source, il suo core business si basa su tecnologie open source e questo è sempre stato, diciamo, di pubblico dominio. Questo ci ha sempre dato un vantaggio competitivo sul mercato. Abbiamo sempre, diciamo, ricoperto nella nostra nicchia chiaramente un ruolo fondamentale proprio per il contributo che abbiamo sempre portato nelle community open source che abbiamo frequentato, e questo, diciamo, ci ha concesso l'onore e l'onere di continuare, diciamo, su questa strada. Soprattutto dando anche, diciamo, il giusto merito poi a chi crede come noi nell'open source, e per questo si dà da fare, diciamo, il NATO che è uno di questi. Dopo questa brevissima sviolinata che ci siamo reciprocamente fatti, passiamo ora invece alla presentazione di Odoo. Odoo è un sistema ERP. Ora, giusto per capire, diciamo, rispetto alla platea, chi di voi sa cos'è un ERP? Per alzata di mano, così da farmi capire se ci sono, diciamo, che c'è una discreta percentuale di persone che conoscono cosa sia un ERP. Ve lo riassumo brevemente per, diciamo, agevolare anche gli altri. E un sistema ERP è acronimo di Enterprise Resource Planning, è un sistema che consente la gestione dei processi aziendali. Un sistema solitamente che mette a disposizione diversi moduli gestionali per curare i vari processi che possono, diciamo, appunto essere indispensabili nella gestione di un'azienda. Odoo in particolare è un ERP molto modulare, sviluppato con Python, e ad oggi è il progetto open source ERP di maggior successo e con la maggior penetrazione sul mercato. Questa è una cosa, diciamo, una discriminante molto importante, perché noi sappiamo quanto sia difficile per i sistemi open source penetrare il mercato, soprattutto nell'ambito ERP, dove si muovono colossi. Ne nomino uno, ma ce ne sono tantissimi come SAP, che, diciamo, la fa da padrone in quest'ambito, no? Odoo invece oggi riesce ad avere una penetrazione sul mercato molto molto forte. Molto forte perché? Innanzitutto perché è un framework che è nato, io lo chiamo già framework, poi dopo capirete il perché, non lo chiamo, diciamo, ERP. È un framework che è nato nel 2005, quindi, diciamo, non è nato ieri, mettiamo in questi termini. Nasce con il nome di TinyERP, non so quanti di voi, ma siete, la maggior parte siete giovani, quindi probabilmente non lo conoscete neanche con questo nome. 3 anni più tardi prende il nome di OpenERP,
diciamo, che è stato il nome forse più conosciuto e che un po' ha racchiuso e che ha consentito diciamo, una rapida espansione, perché Open chiaramente fa riferimento alla sua natura open source, ERP è l'ambito nel quale si muoveva, quindi è anche quello che ha permesso, diciamo, una maggiore e più rapida conoscenza sul mercato, prima di prendere definitivamente il nome di Odoo nel 2014. Questo cambio di passo, che è stato, diciamo, nel nostro ambito chiaramente di questo framework, un cambio, diciamo, epocale non tanto dal punto di vista tecnologico, anche se ci sono stati, diciamo, ci sono state enormi migliorie tecnologiche, ma soprattutto sull'aspetto della, diciamo, penetrazione sul mercato, perché grazie a un finanziamento di business angel francesi che hanno versato nelle casse di Odoo casa madre qualcosa come 25 milioni di euro, Odoo è riuscito a livello internazionale, quindi in tutto il mondo, è riuscito a penetrare nel mercato e a, diciamo, rendere, diciamo, pubblico le potenzialità di questo sistema open source, che però allo stesso tempo offriva caratteristiche di un ERP di livello enterprise. Il progetto attualmente è alla versione numero 13. Noi come Abstract ci lavoriamo da tantissimo tempo. Odoo è nato nel 2005, ma noi l'abbiamo acquisito in azienda già nel 2007, metà 2007. Questo per un semplice motivo: Abstract è nata nel 2004, nel 2007 eravamo già in 8-10 persone, alcuni dei quali lavoravano da remoto, e noi avevamo bisogno di un sistema per gestire la nostra azienda, quindi abbiamo fatto di necessità virtù. Nel 2007 facemmo un po' di scouting tecnologico, individuammo questo framework, questa piattaforma ERP, che tra l'altro era scritta in Python, che era, diciamo, la nostra prima lingua, prima dell'italiano, in Python, e quindi, diciamo, da lì abbiamo deciso di utilizzarlo proprio per, diciamo, curare meglio i nostri processi aziendali, per consentirci di gestire meglio le nostre risorse che lavoravano da remoto. E dopo qualche anno, a furia di martellate per farti fare quello che volevamo, ci siamo resi conto che quello che volevamo noi era quello che volevano tante altre aziende come noi. E quindi abbiamo cominciato a vendere, tra virgolette, la consulenza per personalizzare il framework e dare la possibilità ad altre aziende di avere, diciamo, a costi accessibili un sistema ERP che, diciamo, con altre piattaforme enterprise sarebbe costato diverse migliaia di euro. Okay? Attualmente, come diciamo, Odoo è un framework molto diffuso. Questo chiaramente è anche frutto di un lavoro sicuramente fatto da Odoo casa madre, ma fatto soprattutto dalla community che ruota intorno a questo framework. Una community molto molto ampia, fatta di attualmente 150 aziende in giro, che si trovano in giro per il mondo, più o meno grandi, e ci sono circa 20.000 sviluppatori in tutto il mondo che sviluppano moduli, applicazioni anche open source, e che vengono poi rilasciate nel App Store di Odoo, e quindi che sono liberamente scaricabili ed eventualmente personalizzabili se, diciamo, necessario. Un ruolo fondamentale lo ricopre la OCA, l'Associazione Odoo Internazionale, che promuove e sponsorizza appunto la componente open source. Io parlo sempre di componente open source perché dal 2015 Odoo c'ha una doppia versione, una, diciamo, Open Community Edition e un'altra Enterprise Edition. La differenza tra le due non è esclusivamente nella componente tecnologica, perché la differenza sta per esempio in alcuni moduli specifici che casa madre produce e vende, ma sta nel fatto che casa madre nella sua versione enterprise fondamentalmente fa pagare il supporto, ma chiunque altro, qualsiasi azienda può invece prendere la community edition e svilupparsela o supportarsela da solo, facendosi supportare dai partner. Mi piace questa cosa che mi interrompete, quindi fatelo senza problemi. Nel caso
sempre la stessa piattaforma Enterprise, o c'è da rifare, diciamo, tutta l'infrastruttura? Ripeto la domanda giusto per farla. Mi chiedeva Vincenzo se si parte con un'installazione tipo community, se io poi posso convertire questa installazione in una installazione tipo enterprise, quindi diciamo a pagamento. La risposta è sì, e anche molto facilmente, perché l'installazione dell'enterprise, indovina che cos'è? Ma quindi installi l'app e la tua installazione tu passa da community all'enterprise. Ok, Vincenzo dice, chiede, se io ho sviluppato delle customizzazioni all'interno del mio sistema open source, installando il modulo Enterprise, puoi impattare su quello che ho sviluppato col mio team? La risposta è, dipende da come lo hai sviluppato. E questo è il motivo per il quale, diciamo, prima di fare determinati sviluppi, forse è meglio consultare qualcuno che ci ha già messo le mani. Perché quando si sviluppano moduli su Odoo, Community Edition, ma anche moduli di Enterprise, bisogna stare attenti a non modificare le logiche del core di Odoo, ma estendere eventualmente moduli esistenti o crearne nuovi. Okay? Se lo hai sviluppato secondo questa logica, allora non avrai mai nessun problema. Se invece sei andato a modificare, diciamo, il core in processi, diciamo, i processi core di Odoo, allora è chiaro che prima di fare, diciamo, il passaggio enterprise devi fare chiaramente dei test ed eventualmente un adeguamento per fare in modo che le tue customizzazioni funzionino anche sulla versione enterprise. Semplicemente questo. Okay. Quindi ora, diciamo, veniamo un po' in terra nostra, no? Quindi abbiamo parlato ora della Community Association, di Odoo Casa Madre, però Odoo è anche Italia. Tanto Italia, nel senso che per fortuna negli ultimi anni si sta affermando sempre di più, questo grazie al lavoro con Napoli, un'associazione che promuove Linux. Qui a Napoli esiste l'associazione Odoo Italia che si occupa di promuovere Odoo Italia. Però c'è stata anche un'altra spinta abbastanza forte, perché questo mondo è sempre fatto da questi due anni ed è giusto che sia così. Da un lato ci sono gli utenti, le associazioni, i no profit, c'è questo buzz, no, che deve esserci sempre per tenere viva la community, dall'altra però c'è bisogno anche sempre delle aziende che hanno interessi economici affinché questo framework si diffonda e prenda piede sul mercato, e quindi è anche giusto che investano su questo framework. Ed è quello che noi abbiamo fatto con l'Odoo Italia Network, che è stata, diciamo, un'idea che ho lanciato nel 2014 negli Odoo Days e che per fortuna ha preso subito piede. Abbiamo aggregato una decina di aziende in Italia che si occupano tutte di Odoo, quindi tutte aziende certificate, partner ufficiali di Odoo, e abbiamo implementato la cosiddetta localizzazione italiana, cioè abbiamo reso possibile utilizzare Odoo come sistema gestionale conforme a tutta la normativa italiana per quanto riguarda anche le problematiche di livello contabile fiscale. Cioè, mentre ieri Odoo faceva sì la gestione della fatturazione e basta, oggi grazie all'apporto della community italiana e dell'Odoo Italia Network si possono anche generare fatture elettroniche, inviarle al sistema di interscambio e recepire, diciamo, le fatture passive, quindi curare tutto il ciclo di fatturazione elettronica attiva e passiva. È possibile fare liquidazione IVA. Ora vi sto dicendo queste cose, magari non tutti, diciamo, sapete che cosa sono, ma comunque sono tutte componenti gestionali che sono fondamentali per la corretta gestione aziendale. Okay? Ora qui vi faccio una rapida carrellata, ma diciamo, magari se avete domande più, diciamo, dettagliate, non c'è, cioè, domanda da fare, interrompetemi senza problemi, che ve ne dirò anche altri, perché ce ne sono veramente tanti. Vi dirò qualche, diciamo, punto di forza di Odoo. Innanzitutto, il primo punto di forza è un framework completamente web-based, cioè Odoo è nato web-based. Quando nel 2005 la maggior parte dei gestionali erano software installati su determinati computer, quelli degli amministrativi, dei contabili,
o più, diciamo, quelli più evoluti erano implementati in una logica client-server, no? Quindi c'era l'applicazione client che comunicava sull'applicazione server o sul database che risiedeva sul server e andava a memorizzare questi dati, e spesso diciamo, si pagavano dei canoni di licenza legati al fatto che c'era un server con n client che andavano a depositare dati, no? All'interno di questo database, quindi l'azienda che c'aveva caso 4 computer doveva pagare 4 licenze, perché dovevamo usare tutti quanti lo stesso software, poi non era probabilmente l'architettura della client server, ma il software alla fine era lì. Hadoop è stato dirompente, diciamo, per dirla in inglese, disrupti da subito, perché ha immesso in un mercato che era quello dei gestionabili, degli ERP dell'epoca, un nuovo concetto, cioè un'applicazione completamente web. Non c'era nessun client, si accedeva via browser, era tutto, diciamo, un sistema che non era necessario, non c'erano costi legati alle installazioni, era semplicemente da installare su un server, come fosse un portale web, mettiamolo in questi termini, ok? Registrare gli utenti e dargli il nome utente e password. Punto. E questo è stato da subito un enorme punto di forza, non solo per quella che poi è stata l'evoluzione del web e delle applicazioni che si sono poi spostate sul web, ma proprio perché consentiva una maggiore, diciamo, fruibilità della piattaforma. L'altra cosa molto importante, questo è però è una conseguenza propria del fatto che è un framework open source, è il fatto che era un framework, è stato sempre un framework facilmente estensibile e personalizzabile. Quando dico facilmente, diciamo, questo anche per una questione di correttezza, vi dico che quel facilmente dipende sempre chiaramente dalle competenze di base che uno ha, nel senso che la curva di apprendimento di Hadoop non è banale. Questo non deve scoraggiare, diciamo, chi eventualmente poi voglia lanciarsi in quest'ambito, perché è un ambito che dà tantissime soddisfazioni. Però quel facilmente, diciamo, nasconde dietro una serie di questioni, principi, ovvero il fatto che bisogna essere chiaramente uno sviluppatore Python se si vuole fare del codice, diciamo, quindi bisogna conoscere bene il linguaggio, bisogna conoscere bene quelle che sono le logiche di implementazione nel framework. Un esempio è quello che dicevo prima a Vincenzo rispetto alla customizzazione dei moduli: bisogna stare attenti a non mettere le mani sul core per consentire il fatto che il framework possa poi aggiornarsi di versione in versione facilmente o passare dalla community all'enterprise facilmente, perché questa è una discriminante molto importante per la sostenibilità poi, diciamo, anche in termini di investimenti per il software. L'altro aspetto è una componente funzionale. La componente funzionale, parliamo di processi aziendali, è un ERP, quindi chi mette le mani a questo software, un po' di know-how sulla componente dei processi, della gestione dei processi aziendali, magari non a un livello di dettaglio, diciamo, esageratamente profondo, però bisogna dirla, perché per, diciamo, far funzionare questo software bisogna stare attenti anche a quelle che sono le dinamiche dei processi che si stanno gestendo. L'altro aspetto è che non esiste un problema di dimensionamento dell'azienda, cioè se qualcuno di voi avesse il dubbio, ma questo ERP è adatto alle piccole aziende, è adatto alle grandi aziende, Hadoop è adatto a tutti. Hadoop è un sistema modulare, c'ha oltre 5.000 applicazioni che sono installabili, ma soprattutto che sono integrate per alcuni aspetti tra di loro, poi magari se siete curiosi dopo vi racconto qualcosa, e quindi è adatto a tutti. Poi una riflessione che faccio io, ma diciamo è abbastanza, penso, chiaro a chi poi gestisce un certo tipo di aziende: la verità è che la differenza oggi tra la piccola e la grande azienda non è la complessità dei processi, perché le piccole aziende purtroppo soffrono nel senso che hanno da gestire la stessa complessità delle grandi aziende, l'unica differenza è il budget che hanno a disposizione, perché un'azienda che fa produzione, anche se piccola, ha tutti i problemi di della gestione di un processo di produzione che può essere più o meno complesso a seconda del business dell'azienda, ma che può essere molto vicino in termini di complessità a quello di una grande azienda, con la differenza che però i budget sono nettamente limitati.
L'altro aspetto è appunto l'integrazione, quindi quello che dicevo prima, i moduli sono molto integrati tra di loro, questo consente una, appunto, la gestione di processi che sono, diciamo, cross tra i moduli. E l'altro aspetto non trascurabile è che il framework incorpora già tutte quelle che sono le best practices riconosciute a livello internazionale nella componente di gestione dei processi. Cioè, se io ho necessità di implementare un sistema CRM, un Customer Relationship Management, per esempio, Odoo mette già a disposizione nei suoi moduli core il CRM. E il bello è che quel CRM è già compliant con tutti quelli che sono i requisiti standard nei CRM. Quindi l'azienda eventualmente o usa il modulo core di base o se ha proprio necessità di memorizzare altri tipi di dati o di aggiungere delle componenti del processo perché per il proprio business sono opportune, fa semplicemente quel pezzettino di customizzazione che gli serve e lo aggancia a quel modulo. Questa è una bella domanda. Le best practice di fatto, soprattutto nelle community open source, sono derivanti dallo sharing della conoscenza. Cioè, quando in una community open source si va a definire, per esempio, un'analisi rispetto a un nuovo modulo funzionale, questa analisi viene condotta da persone, quindi quando parlo di persone mi riferisco a membri della community o aziende che sono all'interno della community o anche in determinati casi specifici consulenti che vengono richiamati per analizzare quel contesto per l'interesse proprio delle aziende, no? Lo abbiamo fatto nella localizzazione italiana, noi perché interessati a far sì che quei moduli fossero di un certo livello abbiamo coinvolto commercialisti per fare in modo che quei requisiti fossero compliant con la normativa e quindi conformi a degli standard. Questo è un po' quello che succede, più in generale te l'ho rapportato al caso concreto, però è quello che succede in una community che è ben coperta in termini di professionalità. Quindi queste best practice escono fuori in queste fasi di analisi e scambio della conoscenza prima di implementare queste funzionalità che poi vengono rilasciate. Qui vi faccio un altro input che è abbastanza importante, che è legato al posizionamento sul mercato. Leggere questo grafico è abbastanza semplice, cioè abbiamo una linea che è quella del business scope e l'altra che invece è la usability dei framework. Come potete vedere, in questo posizionamento Odoo si trova nel quadrante in alto a destra, ovvero significa che ha un alto livello di recommendation per la componente business scope, ovvero moduli funzionali che riescono a gestire un certo tipo di processi, ma allo stesso tempo è molto friendly, quindi usabile, in termini di interfacce, quindi molto orientato all'utente finale. Per darvi qualche cenno, qualche paragone, qualche estremo, SAP è molto posizionato, cioè è posizionato molto simile ad Odoo sulla parte business scope, ma è molto meno usabile, molto meno friendly. Ok? Quindi questo è per esempio il vantaggio competitivo che Odoo ha rispetto a SAP nel mondo ERP. Dall'altra parte però vi faccio anche un altro paragone, Slack. Non so chi di voi usa Slack o l'ha mai sentito nominare, sapete cos'è Slack? No. Trello? Lo conoscete più o meno? Comunque sono tutti, applicazioni che servono per gestire particolari funzionalità. Nel caso di Slack parliamo di una chat, nella quale si possono, molto stile Telegram, per semplificare, no? Però un po' più professionale, ok? Quindi una chat o Trello, che è un sistema che presenta un'interfaccia Kanban nella quale posso gestire attività, ok? Quindi fanno delle cose molto specifiche, però le fanno in modo molto friendly, molto semplice, molto orientato all'utente finale. Però dal punto di vista del business scope fanno
una o due cose, cioè di quelle che possono servire, no? All'interno di una gestione aziendale. Quindi hanno un livello di business goal molto basso, ma sono molto user friendly. E Odoo, diciamo, è quasi friendly come queste applicazioni, ma ha un business goal molto alto. Quindi questa è diciamo, la spiegazione di questo grafico. Ora, io qua ho riportato giusto tre slide, ma ce ne sarebbero volute forse qualche centinaio, però ho cercato di prendere esclusivamente quei moduli funzionali core che sono più, forse anche più facilmente comprensibili, e sono tutte le free apps che fanno parte dei moduli core, ok? App di vendita, ve l'ho già nominata prima, Odoo offre l'app per gestire il CRM, offre l'app per gestire il punto vendita, ovvero il punto cassa, per capirci, quindi anche connesso alla stampante eventualmente. Ha il modulo vendite, che permette la gestione dei processi di gestione degli ordini di vendita dei clienti, quindi dall'opportunità componente CRM, e quindi questo vi fa capire il cross tra i moduli. Se installo il CRM, posso gestire il lead, posso gestire l'opportunity. Se installo il modulo vendite, dall'opportunity in automatico posso convertirlo in ordine di vendita, ovvero preventivo. Quindi da preventivo poi posso confermarlo e gestire poi da lì l'ordine di vendita che diventa fatturabile, e vado poi in un altro modulo, che è quello della fatturazione, che sta tra l'altro dopo nell'app finanziaria. Poi c'è l'altro modulo, quello degli abbonamenti, che permette per esempio la possibilità di una fatturazione o un ordine di contratti che sono, diciamo, temporizzati, quindi che si rinnovano dopo un tot di tempo. Poi ci sono le app finanziarie, quindi la contabilità, ovvero la possibilità di emettere fatture verso i clienti che ricevono le fatture dei fornitori. Contabilità è, diciamo, agganciata, ora l'hanno sdoppiata, fino alla versione precedente era una sola, però contabilità è quella che permette di fare la gestione della prima nota, quindi gestione pagamenti, incassi, eccetera, eccetera. La fatturazione è quella per l'emissione delle fatture. Prima erano tutt'uno nel modulo contabilità, però le hanno divise. Poi c'è il modulo spese, che permette per esempio la registrazione e la gestione delle spese da parte dei dipendenti, che è comunque molto utile. Poi c'è un'app molto carina, quella che gestisce, diciamo, la componente website, Odoo, un framework web, non poteva esimersi dal mettere a disposizione anche questo, diciamo, questo parterre di applicazioni che permettono la gestione vera e propria di un sito, quindi un sistema che vi permette di costruire delle pagine dinamicamente in modo molto veloce, la possibilità di integrare all'interno di questa componente website anche la parte e-commerce. Quindi io ho, per esempio, nella mia parte ERP, la gestione dei prodotti. Alcuni di questi prodotti posso decidere di renderli disponibili per il web. Abilito il modulo e-commerce, in automatico questi prodotti finiscono sulla mia pagina e-commerce. Poi la pagina del prodotto la posso andare a customizzare come mi piace e, diciamo, gestire da lì poi il processo di vendita e tutto, da lì tutto, anche la gestione di ordini, eccetera, eccetera. Poi c'è la possibilità di gestire un blog, un forum, possibilità di inserire, diciamo, la parte slide, addirittura la possibilità di integrare una chat live sul website, che poi però si apre anche nella parte di back office di gestione, quindi l'addetto alle vendite che risponde attraverso la chat a quelli che chattano dal website, e la gestione appuntamenti, che è un'altra applicazione molto carina. Poi ci sono, queste sono, diciamo, molto più quelle orientate alla vendita, poi ci sono quelle, diciamo, un po' più operative, diciamo, da alcuni tipi di aziende, che è tutta la parte, se vogliamo, di produzione, quindi MRP, PLM, la gestione attrezzature, che significa, diciamo, asset management, per capire. E poi c'è questa parte qualità, che sembra, diciamo, una cosa piccolina, invece è un mondo, perché in qualità è possibile, diciamo, poi a questo si aggiungono una serie di sottomoduli, tra l'altro alcuni proprio prodotti da noi, che riguardano la conformità di standard ISO, quindi se io voglio gestire la mia produzione o la mia azienda secondo degli standard, installo questi moduli mi consentono di fare un certo di gestire un certo tipo di processi, quindi avete l'azienda certificata ISO 9001-2015, oggi, mi è già capitato di farlo diverse volte anche per i miei clienti, abbiamo fatto certificare il sistema IRP con i moduli ISO installati all'interno dell'applicazione. Poi altre applicazioni operative come la gestione dell'inventario, la presenza dei dipendenti, la gestione dei progetti, il modulo acquisti, il modulo del desk per gestire le richieste, per esempio, di assistenza dei clienti,
la gestione documentale. Un'altra area molto importante, dato che è sempre volto al web, è la componente marketing, quindi ci sono moduli di automation marketing automatizzato, di DEM, quindi mass mailing, la gestione di eventi, la gestione di sondaggi, tutto gestito all'interno dello stesso framework. Poi un ERP, un processo aziendale, tra i processi aziendali rientrano anche la componente di gestione delle risorse umane e all'interno di Odoo anche quest'area è molto ben posizionata e ci sono una serie di applicazioni che possono servire per la gestione delle risorse umane. Tra l'altro una prima era nelle app finanziarie, quella delle spese di fatto è cross tra le due, nel senso che è un po' finanziaria ma è anche un po' HR, quindi questo per farvi capire anche quali sono questi match, no, dal punto di vista applicativo che sono fatti. Però c'è la possibilità di gestire l'assunzione dei dipendenti, la gestione delle anagrafiche dei dipendenti, quindi contrattualistica eccetera eccetera, la possibilità di gestire flotte per allocazione dei dipendenti, magari c'è l'azienda che ha le macchine aziendali e qui gestisce la flotta, la gestione dei permessi, quindi tutto quello che ha a che fare con assenze, permessi, ferie eccetera eccetera, e poi la parte di valutazione, quindi anche la possibilità per esempio di sottomettere per i dipendenti delle serie di valutazione rispetto a delle problematiche tematiche o dei dipendenti stessi. Questa è solo una parte. Le app, se siete curiosi e andate a navigare un po' sul sito di odoo.com, ne sono tantissime e per tutte le esigenze. Chiaramente ognuna proposta da partner o sviluppatori, ognuna con delle specifiche funzionalità. Non fatevi spaventare dal fatto che se cercate un'applicazione che gestisca le spese dei dipendenti ne trovate 5. Perché sono 5 modi di vedere lo stesso problema. La bravura sta nell'individuare il vostro caso d'uso a quale si avvicina di più, poi eventualmente anche a valutare qual è la migliore dal punto di vista del codice sorgente, perché per fortuna è aperto, quindi possiamo vederlo, qual è implementata meglio, chi è che sta attento a non toccare i moduli core, per esempio, è un aspetto. E quindi da lì si sceglie la migliore, si installa e magari se è necessario si possono. La mia presentazione di fatto finisce qui, nel senso che io smetto di parlare, però io nella mia presentazione, qua ho fatto un PDF, avremo bisogno di una connessione se vogliamo proseguirla, perché ci sono dei video che molto in 3 minuti spiegano, c'è un audio, ma non è indispensabile. La connessione c'è? Sì, magari lo proviamo un attimo. Se nel frattempo che fa questo avete qualche domanda, approfittiamo. Potrebbe sembrare una domanda strana, non lo so, ma come integrazione con l'ERP SAP, come si comporta? C'è un modulo di integrazione oppure è integrato attraverso questi servizi SAP, come del genere? Sono sviluppatore SAP? Sì, l'avevo percepito. Ti faccio la domanda in modo da mettergli a tutti. Mi chiede. La domanda è come posso eventualmente integrare Odoo con altri sistemi, in particolare SAP. Allora diciamo che Odoo innanzitutto mette a disposizione delle API, quindi è assolutamente integrabile con qualsiasi tipo di applicazione. Nel caso specifico SAP ci sono delle modalità con le quali si può interagire, quindi API, RESTful API, XML, PC, eccetera, eccetera, molto dipende da quello che vuoi fare, quindi da qual è il tipo di livello di integrazione che vuoi raggiungere. Però per rispondere alla tua domanda, sì, si può fare, nel senso ci sono, lato giù, tutte le aperture possibili per renderlo integrabile con altri sistemi. Grazie a te. Io ne avevo scelti 4 di video, 3 minuti ognuno, non so se ce la facciamo col tempo o se siamo già fuori. Siamo già fuori. Allora, dato che siamo già fuori, i video li vedete voi da soli. Allora facciamo così, visto che la parte è fatta da molti giorni.
e spero, diciamo, tra tanti di tanti futuri sviluppatori. Sicuramente, se stanno qua, più ci sarà. Lo speriamo. Vi faccio vedere una cosa che può essere interessante per gli sviluppatori, che è un tool che Odoo mette a disposizione, che si chiama Odoo Studio. È un tool molto complesso, a dire la verità, tra l'altro fino alla versione precedente era un tool solo enterprise, ora si sta parlando nella versione 13 diventa open anche questo. È un tool che vi permette di progettare, di programmare un'applicazione dentro Odoo utilizzando esclusivamente le interfacce. Sì. Allora io provo a raccontarvelo un po', visto che non c'è l'audio, diciamo che qui siamo in una fase che è quella nella quale io sto creando la mia applicazione proprio in termini di bottone, sto creando il mio bottone applicazione da mettere nella dashboard di Odoo, quindi scelgo un nome, perché non l'ho già fatto, si chiama Real Estate, l'ha messo dentro, ora ha iniziato a comporre il primo form, cioè quello nel quale l'utente poi che è quello che l'utente dovrà utilizzare per memorizzare i dati all'interno dell'applicazione. Quello che voi state vedendo in questo momento è il disegno di un form attraverso l'aggiunta, semplicemente fatta con una funzionalità di drag and drop, non da una menu bar sulla parte sinistra, che poi diciamo, viene composta nella componente centrale. Qui già fa vedere che la struttura è stata salvata e sta compilando i dati di questo form. Giusto per capirci, quando io ho salvato quella struttura, in automatico ho creato nel database la struttura delle tabelle necessarie per accogliere quei dati. E il livello di complessità che c'è dietro, questa non è banale. Ora un'altra cosa, qui penso stia facendo vedere, ecco qua per esempio c'è una vista riepilogativa, io ho creato quindi il mio oggetto, ci ho messo dentro tutti i campi, ora mi sto preoccupando di come presentarlo all'utente finale, quindi una volta che io ho compilato questi campi, n volte che li ho creato, n oggetti all'interno del database, come li posso rendere visibili? Li posso rendere, quindi lì agisco proprio sulla visualizzazione, sulle viste, quindi li posso rendere disponibili in modalità Kanban, li posso rendere disponibili in modalità vista, questa è una vista Kanban per esempio, no? E automaticamente si abilitano le funzioni, per esempio di drag and drop, perché il sistema capisce che appunto si sta applicando una lista di tipo Kanban e quindi a quella vista aggancia tutte le action possibili su quella lista, ovvero di drag and drop, per capirci. Qua sta aggiungendo probabilmente un altro campo. Ah, ecco, qua sta facendo vedere che agganciando una funzione di mailing in ingresso io posso fare in modo da, diciamo, comunicare dall'applicazione direttamente nella mail. Quindi se io faccio una mail a un determinato indirizzo, quell'indirizzo viene poi catturato, c'è cioè un catch mail che me lo riporta all'interno del framework. In automatico riporta tutti i contenuti, ovvero le foto in questo caso. Qua non so se le fa vedere tutte, ma diciamo faccio giusto un fermo immagine perché sono un'altra vista particolare, voglio un attimo tornare su se me lo fa fare. Non qui forse, sì. Metto un attimo in pausa. No, ancora di più. Vedete questi tab qui in alto, cioè Views, Automations, Records, Access Control, Filter Rules. Queste sono tutte componenti che programmabili, ma attraverso interfacce, grazie alle quali io posso aggiungere appunto delle automazioni, dei processi connessi al modulo applicativo che sto implementando, che sto progettando. Questo tra l'altro è un modo molto semplice
anche per fare prototyping, cioè mettiamo in questi termini, ecco, forse autostudio è la rivoluzione per prototipare applicazioni. Forse non è il miglior modo per farlo, perché chiaramente noi che siamo sviluppatori poi ci accorgiamo, ecco, di come è meglio andare a progettare e sviluppare quell'applicazione. Però a livello di prototipazione questa è una cosa che è una svolta, perché io riesco a prototipare un'applicazione web per un cliente in 4 ore. Cioè io in mezza giornata riesco a fare un primo prototipo dell'applicazione e il cliente, quando vado lì, in alcuni casi addirittura mi è capitato che si stava lì, parlavamo col cliente, il cliente diceva, sai, io avrei bisogno di fare, di gestire, che ne so, appunto, il mio studio medico. Quindi io ho il paziente, ho la stanza, ho l'appuntamento, sono tutti i pezzi che già stanno lì. Mentre lui parlava, io installavo moduli, poi mi installo lo studio e metto quei pezzi che mancano dove servono. Tutto in una riunione di 2 ore, quello praticamente aveva già visto il prototipo dell'applicazione di servizio. Questo perché proprio come prototipazione veloce, questo è uno strumento che è, diciamo, rivoluzionario. Poi il fatto di utilizzare o meno l'applicazione che si è sviluppato, questo è un altro tipo di discorso, perché dipende da mille altri fattori che ora non sto qui a dire, che sono abbastanza complessi. Forse qui, non so se il video va avanti anche sulla parte, forse fa vedere qualche report, ma diciamo, questa è una parte di una presentazione attraverso grafici, quindi con viste molto... tutte viste che sono già di pronte, non è che dobbiamo implementare nulla, le dobbiamo semplicemente abilitare all'interno delle possibilità di visualizzazione della ricercatore, questo grafico. Anche qui una cosa molto interessante, per esempio la parte di ricerca, filtri, raggruppamenti, sono tutte funzioni standard, tra l'altro funzionano su tutti i campi del database, quindi se io ho bisogno di fare un raggruppamento o un filtro, sta già lì, devo semplicemente selezionare qual è il criterio, questa è una lista di voi. Quanti di voi sappiano che cosa sia una lista di Roma, ma è una cosa tecnicamente abbastanza complessa che qui è nativa. Qui è finito, ragazzi, poi diciamo che purtroppo è finito il tempo, diciamo che ce ne sarebbero tantissimi altri da vedere che sono altrettanto interessanti. Per chi, diciamo, sì, c'è una domanda. Scusami, quali sono i costi? Allora, sì. Allora, diciamo che i costi. Quando parliamo di community edition, un'azienda può scaricare, installare e usare il software senza nessun costo. Partiamo da questa cosa di legare proprio il principio dell'open source. È chiaro che pensare all'open source come una cosa gratis è sbagliato, questo sappiatelo, non ve lo dico da 15 anni. Diciamo anche per questo, perché se fosse gratis la mia azienda non avrebbe ragione di esserci, diciamo, siamo chiari, ecco. Open source significa che tutto quello che è stato il know-how e gli sviluppi condivisi a livello di community è aperto a tutti, chiunque può scaricarlo e usarlo, e sarebbe anche buona prassi che se lo modifichi e fai qualcosa di intelligente sarebbe anche, diciamo, carino che lo restituissi alla community, allarghiamoci. E per quanto riguarda i costi che deve sostenere un'azienda normalmente per introdurre questo tipo di software all'interno dell'azienda, quindi per gestire quei processi, sono connessi a un altro tipo di logiche che sono al di fuori della componente sviluppo o, diciamo, non da subito, ma sono legate per esempio al fatto di fare un progetto di trasferimento tecnologico o di digitalizzazione di processi, quindi paga una consulenza per far sì che questo software possa entrare nella propria azienda senza creare troppo disturbo, perché anche i software non devono essere troppo invasivi all'inizio sulle persone che sono tendenzialmente molto, diciamo, resistenti ai cambiamenti, quindi si paga una consulenza che permette l'introduzione di questo tipo di software. Normalmente ci sono anche dei percorsi che sono formativi per il cliente, perché a me fa sempre piacere che il cliente poi, diciamo, queste cose le tocchi, diciamo, anche a basso livello con mano, quindi spesso c'è anche una formazione, le aziende solitamente hanno anche dei team IT che, anche se non vengono proprio skillati sulla parte tecnica, però almeno sulla parte funzionale vengono, diciamo,
vengono formati, ecco, per dare supporto interno, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, alla fine sono questi i costi principali. Poi, eventualmente, se nel caso fosse necessario, si parte la consulenza per la customizzazione del framework. Quindi, tu hai bisogno di fare una modifica a questo software, non sai come farla, perché oppure ti puoi affidare a un partner, diciamo, ufficiale che ha esperienza sul software, per non creare problemi di qui sopra, allora lì paghi la consulenza per lo sviluppo sulla sull'applicazione. Questo è quanto. Allora, su che database poggia? Postgres, il database che usa Odoo è Postgres. Meno male. Meno male. Prego. No, 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 non è solo locale assolutamente, essendo una piattaforma completamente web, il cloud lo mette a disposizione casa madre per la parte enterprise, quindi se non avete bisogno di customizzazioni, volete usare il software, diciamo, di casa madre per avere supporto, eccetera, potete usare il cloud di casa madre. Se non vi interessa il cloud di casa madre e volete avere un cloud privato, vi prendete la macchina virtuale, vi prendete un servizio in cloud, dai. Qualsiasi, diciamo, internet service provider, vi installate su Odoo e potete usarlo, diciamo, senza problemi. Se invece volete un cloud, diciamo, professionale, gestito, mantenuto, eccetera, eccetera, ci sono i partner di casa madre, quelli partner ufficiali di Odoo, tra cui noi, che installano Odoo in cloud, ma offrono anche, diciamo, un certo tipo di servizi legati appunto alla manutenzione e gestione di questi server che contengono questa applicazione. C'è un'altra? Sempre qui. Un'azienda piccola, quale deve essere? Passa una macchina recente, però un server locale. No, scusami, non ho capito la domanda. Sì, diciamo che innanzitutto Odoo è cross platform, quindi lo posso installare su Linux dove vuoi, Mac, eccetera. Vabbè. Però questo è un... Sì, diciamo che tu puoi eventualmente anche scaricarlo in locale, testarlo in locale, assolutamente sì. Tra l'altro se usi Docker puoi scaricarti le scritture, dove fai le... lo tieni su un attimo. Ok. Grazie a tutti. Allora, siamo andati un po' lunghi, ma non fa niente, perché poi comunque l'importante è che ci sia interesse per l'argomento che Rosario ha portato alla nostra attenzione. E Luigi, eccoli là. Luigi, hai già portato le slide qui? Ah, perfetto, ok. E, no, però la storia di Luigi è interessante, mentre arriva e cerchiamo di avviare le slide, perché poi abbiamo sempre problemi col computer di 12 grazie, dove sta? Non ci sta, è uscito, questa è la zero. No, la storia di Luigi è interessante perché poi tra l'altro...